chiedi a questi bravi signori che vogliono insegnarmi la strada per andare al convento dei Cappuccini, a Porto Orientale. Sono qui io per servirvi, quel bravo giovane. Vado anch'io da quella parte. Ah, grazie di cuore. No, di che cosa? Arrivederci. Una mano lava l'altra, no. Non siamo obbligati a fare servizio al prossimo. Non per sapere i fatti vostri, ma voi mi parete molto strano. Ma che paese venite? Vengo fino da Lecco. Fino da Lecco? Sì. Di Lecco, sì. Di Lecco, sì. Cioè del territorio. Ah. Povero giovane, da quanto ho potuto intendere dai vostri discorsi ve ne hanno fatte delle grosse, eh? Ho dovuto parlare un po' in politica per non dire in pubblico i fatti miei. Ecco il pane della provvidenza. Anche a buon mercato. Non vorrei che pensaste male, eh? Non è che io l'abbia, come si suol dire, sgraffignato, l'ho trovato per terra. E se trovassi il padrone sono pronto a pagarglielo. Se comandassi io, troverei il mezzo di far andare bene le cose. Come vorreste fare? Ah, vorrei che ci fosse pane per tutti, tanto per i poveri come per i ricchi. Ah, così va bene. Ecco come vuoi fare. A me, per esempio, dovrebbero rilasciare un biglietto in questa forma. Ambrogio Fusella, di professione spadaio, con moglie e 4 figlioli. Gli si dia pane tanto e paghi soldi tanto. Sì. A voi invece dovrebbero fare un biglietto per... Il vostro nome? Lorenzo Travaglini. Ah, benissimo. Ma avete moglie e figlioli? Dovrei bene. Oh? Figlioli no, troppo presto, ma la moglie... Se il mondo andasse come dovrebbe andare, se non ci fossero certi birbanti, so io di chi parlo. Ma un giorno si saprà e allora... Ma che tradimento è questo? Ciao, venite con noi. Ma dove mi conducete? Andiamo. Lasciatemi andare! Non ho nulla a che fare con la giustizia! Via, finiamola! I manichini! No, traditore, sono un galantuomo io! Lorenzo Travaglini, andate a raccolta il pietre, se no con quegli arnesi. Aiuto! Stringete! Ai! Abbiate pazienza, sono tutte formalità. Di qui a un'ora sarete libero e nessuno saprà che siete stato nelle mani della giustizia. Andiamo, su. Ai, ai! Andate in maniera che nessuno si accorga di nulla. Come foste tre galantuomini che vanno a spasso. Che diavolo? Andiamo a vedere. Ma cos'è stato? È un malvivente. Ah, è un ladro colto sul fatto. Ah. Andiamo a vedere. Figlioli, mi vengono in prigione perché ho gridato pane e giustizia. Ma non ho fatto nulla, io sono un galantuomo. Aiutatemi, figlioli, non mi abbandonate. Sono un galantuomo, aiutatemi, figlioli. Non mi abbandonate. Cos'è stato? Buonasera. Chi avete in casa? La lista dei nomi. E qui non c'è quasi più nessuno. Fedele Scarpi. È un negoziante di Pavia, lo conosco da anni. Zaccaria Pinto. Persona specchiatissima. Cerchiamo un giovanotto che risponda al nome di Lorenzo Travaglino. Qui non c'è. Siete avvertito. Se capitasse qui, sapete qual è il vostro dovere.